Benvenuti in questo nuovissimo video di DH, video che vi mostrerà completamente la discesa da Rifugio della Corte a Morbegno. Vabbè, in questo momento non sto andando in bicicletta perché sono sulla neve, però tutto è possibile. Bene ragazzi, ci troviamo a Rifugio della Corte, 1276 metri. Adesso scenderemo, volevamo seguire il sentiero qua, ma vedete che è un po' innevato, allora scenderemo a caso giù nel prato, tanto l'erba non è alta, quindi si può fare, e arriveremo in località Cosi Valtellino, accompagnato dal mio babbo. Quindi proviamo un po' la discesa off-road. Aperto tutto, sì. Proprio così? O c'è i buchi, eh? Forse è la prima volta che faccio giù tutto un prato completamente dritto. All mountain. Wow! Che figata! Porca troia! Dritto per dritto. No, ma che beffa. Ma che beffa, è chiuso. Non puoi aver fatto tutto il prato ad cazzum. Saltiamo giù dal muretto a piedi. Qua adesso c'è un transfert su strada e da qui è lì. Ah, giù quelle scalinate lì, no? Io ho fatto giù. Eccoci su sentiero! Non la farò giù tutta a fuoco perché c'è dietro il mio papà che magari va un po' ad agio, quindi... Però molto bella! Lo aspettiamo in alcuni tratti. Ci aspettiamo qua. Il papà è tornato e noi possiamo ripartire con il nostro bel giretto. Posti però lì. Chi l'ho qua adesso? Andiamo a Cupas. Bene ragazzi, mi era partita la musica sul telefono nello zaino, quindi non volevo fare il tamarro, quindi mi sono dovuto fermare e spegnerla. Però già qua sulla neve io non mi fido poi così tanto. Di qua si arriva giù dalla corte, di là si va sulla strada e di qua si va giù a sacco. Zio Bricco impestato. Bene, abbiamo anche... No, ma ti aspetto, mi fermo dopo un po'. Il papi è preoccupato che lo abbandono. Qua in pratica è tutta una mulattiera che va giù. Non è male per chi non è avvezzo alle discese scassate. Vedete, ci sono anche dei pezzi di cementata seguiti dai pezzi di cemento, dai pezzi dove bisogna mollare i freni e si può anche saltare. Wow! Poi qua ci si rallenta un filino
Comunque non è niente di troppo pericoloso. Cioè, aspettiamo il papà qua. Tanto dovrebbe essere appena qua dietro. 3, 2, 1. Vamonos! Scassatello con sassi belli mossi. Wow! Aia, botta. Wow. Qua i sassi ti portano dove vogliono loro. Fango, fango. Ah, che schifezza. Ho preso una botta sotto che se non ho spaccato il telaio in due è solo per una questione di non lo so. Comunque quei sassi lì sono tremendi. Possiamo proseguire. Su lì? Sì, guarda. Su quella sassaia? Quella sassaia è pericolosissima. E lì la bici va dove vogliono i sassi. Non... Sì, devi lasciarla andare perché sennò... Eh sì. Aia, provo preso in the face. Ogni tanto molliamo un po'. La pressione sulle ruote, facendo qualche saltino, giusto per divertirsi un pochino. Qua è un bello flow. Allora, spostiamoci dalle parti. Come possiamo vedere giù a destra c'è sacco. Oh, oh, oh. Bene ragazzi, questa discesa non era niente di troppo extreme cover home edition, ma perché volevo optare per un altro sentiero che c'era alla sinistra, però c'era la neve e non si riusciva a raggiungerlo, purtroppo. Ecco che arriva Rock Rider. Sensazioni? No, qui io faccio l'asfalto. È tosta, eh? Arrivo giù a sacco, vado giù per lo sacco. Bene ragazzi, ripartiti. Questo qua ve lo ricordate? Il sentierino dell'ultimo video, della caduta. Quindi si va qua a sinistra e si prende il Fuin. Oppela. Allora qua c'è la parte brutta. No, vedi, qua è ancora bello. Eccola qua. La parte abbastanza tosta. Sono un po' orca troia, che botta. Qui si fa un po' a caso.
Ok, l'hanno pulito. Scorsa volta qua c'era giù un sacco di legna. A sto giro sono un po' di rami. Ah, aspettate un secondo. Ok. Ui! È bello tecnico! Cazzo! Oh, stavo per rifare la caduta, forse sì, forse no. Che rischi. Adesso qua bisogna andare giù di qua perché... Ah, pieno di foglie. Perché lì è tutto nastrato, quindi... Tira qua, si gira giù. Sia fuori di lì e poi si prende qua a destra. Cazzo. Forse i pezzi più brutti li ho passati, forse. Poi ci sono un po' di curve che non mi ricordo come si fanno. Salto che non faccio mai. Wow, l'albero. Cazzo, quasi fa di strada. Ho voluto esagerare un pochino, ma rischiando grosso. Stavo per tirare dritto giù nel bosco. Mal di braccia. Si sta sempre in piedi in mountain bike, mi raccomando.
vai. Ah. Mamma mia! Questa parte si chiama Fuin 2, perché è la seconda parte che si trova sotto al tornante, cioè sotto la strada per la Valgerola. Mamma mia! Cazzo! A volte ho la sensazione proprio che perdo l'anteriore. Fogliame. Fa male, eh. Cazzo, se fa male. Adesso andiamo a prendere, stando attenti qua all'attraversamento stradale, la terza parte del Fuin. Ok, prima volta che entro senza togliere il piede. Ma che bello! Chino a destra. Oh, forse qualcuno di più bravo la fa giù bella tuono. Io proprio non riesco. Oppa, aia. Ok, mal di mani terribile. Ricordo che sono partito da 1279 ed è tutta discesa off road in pratica, qua su, perché di là è un po' sporco. Non che qua sia meno dura, eh. Ok. Guardate qua che bella! Aia. Usti! Qua adesso poi sulla strada si deve girare a destra e scendere giù. Siamo quasi a casa ormai. Siamo quasi at home. Ok, appena si prende il coso, la cementata qua a sinistra. Mamma mia, spettacolo, spettacolo puro.
brucia i rami. Qua da che parte, boh, capisne good. Poi mi sono... ah ok, salto lo si fa e facciamolo. Poi si sta giù bassi, da di qua, tac, si entra nell'erba. Qua c'è di solito la pucciaca, ma oggi è super secco. E qua l'ultima parte un po' tecnica. E voilà! Oh, mamma mia, comunque montagna fatta. Adesso qua la gente mi vedrà parlare da solo, ma chi se ne frega, perché io non parlo da solo, io parlo con tutti voi 216 iscritti. Mal di braccia, però ho fatto quasi 1000 metri di dislivello negativo. Giro bomba, adesso arriviamo a casa e tiriamo le conclusioni. Bene ragazzi, siamo arrivati a casa, bici portata a casa ancora, è andato tutto bene e nulla, quindi grazie per aver visto il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E da casa mia, dalla mia canyon, è tutto. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao!